per fare il punto sui diritti umani, sul fatto che abbiamo celebrato lo scorso anno 70 anni della Costituzione italiana e 70 anni della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, due documenti essenziali per il nostro presente e per il nostro futuro, i cui aspetti fondamentali sono la pari dignità sociale, la solidarietà per consentire di realizzare questa pari dignità sociale, l'eguaglianza, la libertà e quelli che sono i principi fondamentali della nostra vita. Li abbiamo attuati fino a un certo punto, e solo fino a un certo punto, perché una norma fondamentale della nostra Costituzione pone come obiettivo per la nostra convivenza la pari dignità sociale, cioè il rispetto reciproco, la solidarietà necessaria per tradurre il concetto astratto di dignità in una concretezza della dignità uguale per tutti, anche per i più deboli, anche per i diversi. E questo è il problema che preoccupa di più, perché le situazioni di diversità che la Costituzione individua nella lingua, nella razza, nel sesso, nella religione, nelle condizioni economiche, sociali della persona e politiche, si stanno moltiplicando, crescono le situazioni e si attualizzano le situazioni di diversità. Penso a titolo di esempio all'antisemitismo che riemerge, penso alla condizione femminile per cui riemerge l'aggressione alla donna o la disparità, nonostante il percorso che si è realizzato in questo tempo per raggiungere la parità, penso al femminicidio, alla violenza soprattutto nell'ambito familiare, al mercato del corpo femminile. E poi la terza condizione emblematica di diversità, che è quella dei migranti. Il Mediterraneo è diventato la tomba dell'Europa, così il cimitero dell'Europa, così come Auschwitz, la spianata di Auschwitz e degli altri campi di sterminio, lo era di